Lavoratore instancabile, molto appassionato della persona e attento alla cura dei rapporti. Così il cardinale Scola disegna l'immagine che resta a quanti, e sono tanti, hanno voluto bene, conosciuto e apprezzato Monsignor Giampaolo Citterio, scomparso all'alba del 28 luglio per una malattia che non gli ha lasciato scampo. Nel santuario Beata Vergine Addolorata di Rho, dove Monsignor Citterio aveva il suo ufficio di vicario episcopale della zona pastorale quarta, sono moltissimi coloro che non hanno voluto mancare alle esequie presiedute dal cardinale, qui accanto anche il cardinale Renato Corti, e dall'arcivescovo eletto di Milano, Monsignor Mario Delpini, concelebrate dai vicari episcopali di zone e di settori in altare maggiore insieme ai decani di zona pastorale quarta, mentre oltre 350 sacerdoti sono in uno dei transetti. In prima fila ci sono la sorella di Monsignor Citterio, Adela, e il fratello Mario, i nipoti e i pronipoti, le autorità militari e civili, tra cui i sindaci di Rho e di Marnate. Al suo arrivo nel santuario già gremito, il cardinal Scola sosta in breve silenziosa preghiera davanti al feretro, posto ai piedi dell'altare, per terra, secondo tradizione. Si recita il rosario con i misteri della gloria. In apertura del rito, il cardinale stesso asperge e incensa il corpo del defunto. Le tre letture, anch'esse peculiari delle esequie dei presbiteri con i brani della Passione secondo Luca, Matteo e Giovanni, preludono all'omelia profonda e commossa. Viviamo questo gesto eucaristico nella convinzione serena della nostra fede che Don Giampaolo sta nell'abbraccio della Trinità. Dice subito Scola, che richiama alcune parole scritte dallo stesso sacerdote scomparso nel testamento redatto nel 2013, alla vigilia della sua prima operazione. Fede, vocazione, passione pastorale. Realmente queste tre parole descrivono la fisionomia di questo prete ambrosiano fino al midollo, che si è speso fino all'ultimo, portando la sua malattia dura con discrezione e accogliendo con coscienza lucida e con volontà ferma l'arrivo del passaggio. Il padre fu un lavoratore instancabile, molto appassionato della persona e attento nella cura dei rapporti. Il pensiero e le espressioni forti della pagina di Matteo e al Vangelo di Giovanni, con quell'affermazione pace a voi, detta da Gesù ai suoi. Chiaro l'insegnamento. L'Eucaristia che stiamo celebrando è il modo attraverso il quale noi cristiani possiamo vivere la morte di un prete tanto caro con diversi modi per noi tutti, perché l'Eucaristia, in questo dono nel quale Gesù anticipa la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, è un anticipo della nostra risurrezione. Ma come crescere allora in tale responsabilità? Certamente con il dovere della testimonianza. La missione. In conclusione, Don Giuseppe Vegezzi, prevosto e decano di Rho, che rilegge parte del testamento, mentre il nipote francescano di Monsignor Citterio, padre Marco, dà voce ai ringraziamenti della famiglia. Noi familiari abbiamo autorizzato il prelievo delle cornee dello zio Don Giampaolo. Ci piace pensare che ora, mentre lui si congiunge con lo zio Elia e con i cari nonni Giuseppe e Angela e con tanti altri, e mentre il suo sguardo luminoso può finalmente contemplare il volto di Dio, attraverso questo gesto un'altra persona possa ancora incontrare la bellezza del creato e possa trasmettere l'amore del creatore. Infine, il feretro viene accompagnato al cimitero di Rho.
dove Monsignor Citterio riposerà.